Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 88, il finale. Finalmente è giunta l'ora di sconfiggere il capo. Finalmente questa maledizione sparirà dalla faccia della terra e finalmente le famiglie che magari verranno qui ad abitare, perché ovviamente dopo questa situazione non voglio rimanere un minuto di più, non avranno problemi. Però sono un bel po' titubante. Tutto questo casino per un medaglione. Se Mario fosse qui con noi, magari avremmo affrontato tutto in maniera diversa. Essendo che lui sapeva come sconfiggere la maledizione ed è stato ucciso, com'è possibile che noi siamo ancora vivi e vegeti? Mi puzza questa situazione. Com'è possibile che Giulia vuole aiutarci? E se fosse un tranello? Si è detto tutto ciò solo perché Sara è una bambina forte e non riescono a completare l'opera? Boh, veramente. Proprio mille domande e neanche una risposta. Voglio solo che tutto finisca. Però da un lato sono più sollevato, perché se noi non venivamo qui in questa casa, probabilmente non ero a conoscenza dell'infedeltà di Marta e tantomeno avrei conosciuto Esther. Però vedendo qui ho visto cose che nemmeno sognavo, ovvero la maledizione. La maledizione di Mario e la morte di Christian. Però purtroppo il destino ha scelto così e devo accettarlo. Oh, caro mio capo, sei arrivato al capolinea e ti sconfiggeremo. Questo è poco ma sicuro. Papà, la colazione è pronta. Arrivo subito. Andai in cucina dove mi aspettavano per fare colazione. Che bello, l'ultima colazione in questa maledetta casa. Poi ci sarà l'ultimo pranzo e poi l'ultima cena. E la notte tardi ci aspetta un viaggio bello lungo, che però ci porterà alla nostra città natale. Allora Sara, come ti senti? Sinceramente, un po' terrorizzata per stasera. Però molto contenta finalmente, perché si torna alla vecchia vita. Beh, ovviamente senza la mamma, ma con Est, che dopo tutto questo reputo più lei una mamma. Oh Sara, ti amo di bene. Est si alzò dalla sedia e andò ad abbracciare e riempire di baci Sara. Che scena commovente. Amore, che ci fai l'impalato? Vieni qui. Mi misi a ridere e andai a unirmi all'abbraccio di gruppo, una vera famiglia. Quasi non ricordo l'ultima volta che siamo stati così sereni. Per fortuna che fra poco potremo tornare alla vecchia vita, una vita normale. Ciao. Oh, Giulia, ciao. Matteo, oggi vedo che sei di buon umore. Beh, al pensiero che stanotte saremo fuori da questa casa, è normale essere di buon umore. Giulia, quindi ricapitolando, io cosa devo fare? Sono un po' titubante. Allora, Sara, te non devi fare altro che sederti e chiudere gli occhi, entrare nella dimensione parallela e cercare quel medaglione, per poi bruciarlo nella stanza dell'inferno. E infine raggiungere lo spiraglio di luce e tornare qui da noi. Qualcosa non va? No, Giulia, cioè, sì. Boh, è tutto così strano. Beh, anche il fatto che state parlando con una bambina morta è molto strano. Quello senza dubbio. Ma veramente il capo si sconfigge bruciando il suo medaglione? Sembra l'inizio di una barzelletta. Sara, credimi. Come vuoi. Sara, boh, io onestamente prima ci credevo, solo che ora ho moltissimi dubbi. C'è qualcosa che mi puzza veramente tanto. Perché Giulia aiuta noi? Se fosse stata brava fin da subito, ora non sarei qui a farmi tutte queste domande. Vabbè, io lo farò. Prima o poi dovrà finire tutto questo. Ed oggi è il grande giorno. Piccola, se vuoi vado io al posto tuo. Va bene allora. Dai, sto scherzando. Neanche sotto tortura. D'altronde non sono io il prescelto. Mi fate ridere. Perché Giulia? Mio papà ha detto qualcosa che non va. No, è che è stranissimo vedervi felici in queste circostanze. Beh, di certo non mi metto a piangere. Ok, meglio che vado. A stasera.
Giulia se ne andò. Strana, molto strana. È come se fosse infuriata, ma allo stesso tempo tranquilla e solare. Magari sarà l'effetto delle nostre squallidissime battute che non fanno ridere nemmeno l'aria. Che ne dite se facciamo un bagno in piscina con Perla e Teo? Sì! Andammo a metterci il costume e ci fiondammo dentro la piscina. Cavolo, se no 2 o 3 volte abbiamo fatto il bagno in piscina. Ma comunque, meglio tardi che mai. Matteo. Ci stiamo divertendo come matti a fare foto, tuffi, a schizzarci con l'acqua e fare le gare a chi riesce a stare più tempo sott'acqua. E ovviamente anche a prendere il sole. Fantastico. Credo che se non ci fossero stati tutti questi problemi ci saremmo ambientati bene in questa casa. Dopo l'ultima gara a chi sta più sott'acqua, quando mi alzai vidi Mario, proprio dietro ai cespugli che ci guardava, mi fece cenno di andare da lui e così mi incamminai verso la sua direzione. Mario, non ci credo. Sei davvero tu? Sì, Matteo. Sono qui perché non riesco a trovare la luce per lasciare questo mondo. Quel maledetto mi tiene qui. Tranquillo, Mario. Stasera sarà tutto finito. Abbiamo la soluzione. Matteo, voi veramente credete alle parole di Giulia? Non abbiamo scelta. Sì, invece. Però purtroppo non posso dirtela, perché se no vi ammazzerebbe all'istante. Tranquillo, siamo guidati da Giulia. Lei è buona, spero. E sa come fare per rompere la maledizione. Ma Matteo, te pensi che un medaglione possa aggiustare tutto? Appena disse queste parole scomparve nel nulla. Ok, ora mi sto preoccupando. Però devo resistere. Non posso mollare tutto adesso, ad un passo dalla libertà. Veramente pensai e pensai a tutta questa storia, a come tutto ebbe inizio. E penso, anzi lo spero veramente, a come tutto finirà stasera. La cosa che mi preoccupa di più è che Mario non era molto felice nel sentirsi dire le parole che gli ho detto riguardo a tutta questa faccenda e anche riguardo a come porre fine a tutto. Però io devo per forza provarci. Spero tanto che vada tutto bene, perché voglio veramente vivere una vita normale. Insomma, una vita che tutti vorrebbero con la famiglia felice. Ripeto che da un lato sono contento di essermi trasferito in questa casa, perché nonostante tutte le circostanze, io ho scoperto l'infedeltà di mia moglie e ho trovato l'amore della mia vita, ovvero Esther. Prima di venire in questa casa, io non credevo alle cose paranormali, ma non credevo neanche in Dio, neanche al diavolo. Credevo solo e solamente a me stesso e alle persone più care a me, però ho cambiato idea. Ora so che il male esiste e prevale sempre sul bene, indipendentemente dalle azioni che fai. Se sei una brava persona, ti capiteranno lo stesso cose brutte. Se sei una cattiva persona, beh, te le cerchi le cose brutte. E anche se sei una persona brutta o brava, devi cercare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo di uscire dal tunnel per risalire. E io, anzi noi, stasera usciremo da quel dannato tunnel e torneremo alla luce. Sono le 4 del pomeriggio ed Esther e mia figlia hanno pranzato verso le 2. Ma io sinceramente, con tutta questa frustrazione che ho, non riesco proprio a mangiare e mi viene da vomitare. Ho troppa ansia per come andrà stasera. E però allo stesso tempo non vedo l'ora di partire e tornare alla mia città natale dove tutto era normale. Papi, mangia qualcosa perché sennò stasera sarà molto più dura. No, piccola, tranquilla, non ho fame. Ho la nausea, sinceramente. Mangio direttamente stasera a cena. Va bene, papi. Le ore passarono molto, ma molto lentamente. Ho la mente pervasa da pensieri più belli e allo stesso tempo più brutti. Veramente. Sono molto preoccupato anche perché sarà mia figlia ad entrare nella dimensione parallela e sconfiggere il capo. Sono anche tanto scettico sul fatto che per sconfiggere un'entità maligna così potente basti solo un medaglione da bruciare nella stanza degli inferi. Già, non è roba da tutti i giorni sconfiggere il diavolo in persona. Però veramente è troppo strano. Se fosse così facile, il male non esisterebbe neanche più. Mi misi seduto sulla sedia e intanto guardai Esther e Sara mentre preparavano l'ultima cena qui in questa casa maledetta. Giulia è qui accanto a me che mi guarda in modo strano, un po' come se stesse fingendo, e questa cosa mi preoccupa sempre di più. «Papà, sveglia! La cena è pronta!» «Oh, scusami piccola, ero sommerso dai pensieri!» Iniziammo a mangiare e c'era un'atmosfera molto fredda.
Eravamo tutti e tre in ansia per quello che poi sarebbe successo. Ragazzi, è giunto il momento. Giulia prese Sara e la mise seduta con gli occhi bendati, e così fece anche con me e Esther. Attorno a noi aveva posizionato delle candele e sul pavimento aveva disegnato un pentacolo e per ogni punta vi era sopra una candela. Era una situazione un po' strana perché nessuno vedeva nessuno, solo Giulia vedeva noi. Sara. Eccomi. Pensavo come fosse stato molto più traumatico entrare in questa dimensione parallela. Quando Giulia mi disse di togliermi la benda, io ero esattamente dove ero prima, ovvero a casa mia. Vedevo benissimo mio papà e Esther seduti attorno a me con la benda sugli occhi. È tutto così strano. A dire il vero mi sento strana pure io, come se qualcuno fosse all'interno del mio corpo. Sara! 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 Sentii chiamare il mio nome, ma non vidi nessuno attorno a me. Era dentro la mia testa, ne ero sicura. Prendi la videocamera e la motosega. Oddio. Oddio, oddio, io sono cosciente. Lo capisco quello che sta succedendo. Vorrei fermarmi, veramente. Ma dentro di me c'è qualcosa, anzi qualcuno che me lo impedisce. No. Non voglio. Non voglio, non voglio. Accendi la videocamera e inizia a inquadrare la tua squallida famiglia che è ignara di tutto. Questo è un incubo. Non ci credo, sta succedendo veramente. Ho molta paura di quello che sta per accadere adesso. Ora, io sto camminando attorno a mio papà e a Esther con la videocamera in mano accesa. Sto registrando loro lì seduti immobili, perché Giulia e il capo li hanno ipnotizzati, almeno credo. Ho provato in tutti i modi a chiamarli, ma niente. Nessuna risposta. La cosa più brutta è che io sono cosciente. Io vedo quello che sto facendo. Ma la cosa ancora più brutta è che non posso fare più niente per fermarli. Io ho solo la mente lucida, ma il mio corpo ormai appartiene a loro. Ok, adesso andrai un po' indietro nel tempo, dove vedrai i momenti più belli e sereni vissuti con le persone sedute lì. E dovrai registrare tutto quanto. Ah, premetto. I cani li abbiamo portati da altre famiglie con bigliettino anonimo. Almeno qualcuno dovevamo salvare, no? Veramente, che bastardi! Ci hanno ingannati! Ora sono in piscina con mio papà e Esther e i cani. Purtroppo sarà l'ultima volta che rivedrò Perla e Teo. Per fortuna loro hanno una nuova famiglia, almeno loro si salveranno. Stanno scorrendo ricordi bellissimi che ho avuto con Esther e con papà e li sto registrando tutti. Il più bello è stato quello in piscina con i cani. Ora sei di nuovo nella tua dolce casa. Avanti, che aspetti? Accendi la motosega e incomincia dalla ragazza. Ah, non preoccuparti se piangono e urlano. Appena ti accenderai la motosega, le loro bende cadranno a terra e vedranno tutto con i loro occhi. Ho appena acceso la motosega. Le loro bende si sono levate dagli occhi e mi stanno urlando di risparmiarli. Io adesso sto parlando mentre inizio a tagliare i piedi di Esther. Sto dicendo loro che non è colpa mia. Loro mi hanno fatto perdere il controllo del mio corpo. Loro che stanno facendo tutto questo. No, no, ti prego, Esther, non piangere. Ti prego, non urlare. Non ce la faccio più, veramente. Esther è morta. Papà, farò più in fretta con te. No, scusami, io non ho il controllo, veramente. Ti prego, non urlare. No. No, pensa che fra poco è tutto finito. Io vi raggiungerò. Vi raggiungerò. Ti amo, papà. Addio. Tornai normale. Ho ripreso il controllo del mio corpo. Era tutto un sogno allora. Mi levai la benda. No, non era un sogno. Ho ucciso Este, papà. Giulia, io non ti vedo, però riesco a sentire la tua presenza. Come hai potuto farmi questo? Io non posso vivere. Non posso. Andai in giro per la casa per cercare una corda e finalmente la trovai. L'attaccai alla finestra di camera mia. Ora posso vivere in pace con mio papà e Esther. Addio.